Benvenuti alla Scala del Calcio da parte di Piero Gepardo, che è pronto a commentare per voi questa sfida nella meravigliosa cornice di San Siro. Juve-Inter, Torino e Milan, il derby d'Italia si rinnova ancora una volta. Potremmo parlare per ore di questa sfida, punto culminante di una rivalità che negli anni si è sviluppata dentro e fuori dal campo, bianconeri contro nerazzurri. E chi riuscirà a prevalere oggi? Ma. Il Pipita, Gonzalo Higuaín, è certamente tra i più attesi oggi, è uno di quelli che può decidere l'incontro, sei d'accordo? È in ottima forma, come dimostrano i 3 gol nelle ultime 3 gare, potrebbe rivelarsi determinante anche oggi. Ecco, con l'aiuto della grafica, la formazione dell'Inter. L'allenatore si affida oggi al 4-5-1, almeno in partenza, ma di fatto potrebbe trasformarsi in un 4-3-3. Pier, cosa ti posso dire? Io vado a prendermi un caffè, hai detto tutto tu. La Juve, squadra vogliosa di ripartire, di lasciarsi alle spalle il match perso in casa nell'ultimo turno contro il Sassuolo. Una sconfitta, quell'1-0 che non ci voleva e che potrebbe aver lasciato il segno sul morale dei giocatori. Penso però che oggi abbiano comunque i mezzi per ottenere un pareggio, Pierluigi. Felipe Melo. Prova l'avanzata l'Inter. Fermano la manovra avversaria. Khedira. Dybala. Mourinho. Ansaldi. Medel. La Juve a caccia del gol. Hanno spezzato bene la trama qui. João Mário. Interrompono bene l'azione. Dybala. C'è spazio per andare. Ha intercettato palla con un ottimo. Tempismo, consentendo alla difesa di respirare. Ansaldi, provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Medel, portiere che si allunga e sventa la minaccia. C'è la deviazione, sarà calcio d'angolo per l'Inter. Ci sono metri a disposizione. Dybala! E il difensore sulla linea, salva. Al posto giusto, nel momento giusto. Higuaín. Punizione da una mattonella molto interessante.
palla che termina oltre la linea di fondo. Piove e diventa cruciale la scelta dei tacchetti giusti per i giocatori. In queste condizioni è fondamentale, Pierre. Ci vuole poco a scivolare sul terreno viscido. Ansaldi. Felipe Melo. João Mario. Cercano spazi. Palla vagante. Ottima lettura difensiva. Alexandro. Occhio al suo movimento. Occhio al traversone. La chiude molto bene. Ha evitato guai mettendo il pallone in out. Calcio d'angolo dunque. Che tira! Pallone che finisce in fallo laterale. João Mario. Perde palla. Dybala. Occhio, cerca l'area di rigore. Gran palla dentro. E il portiere recupera il pallone. Medel. Banega. João Mario. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. La difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco. Ansaldi. Medel. Icardi. E il pallone se ne va via. Varagna metri. Ha il pallone del... È un gol importante, adesso hanno da gestire la situazione. E c'è il gol di Dybala. Una delle promesse più interessanti in circolazione, si deve praticamente ai suoi gol la salvezza del Palermo della scorsa stagione. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Felipe Melo. Mourinho. Perisic. Palla schizza via dopo il contrasto. Ansaldi. Palla larga. Icardi. Centra in pieno il difensore. Ci saranno da recuperare 3 minuti, come mostra la lavagna del quarto uomo. Punta l'area. Lo ferma ma non controlla. Non può sbagliare da lì. Ottimo intervento del portiere. Corner per la Juve. Arrivano i saltatori. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. Siamo pronti per la ripresa. La Juve fin qui avanti nel punteggio. Khedira. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Ottima lettura, recuperano il pallone. Felipe Melo. Prova l'avanzata l'Inter. Barzagli. Matuidi. Higuain. Cuadrado. Palla schizza via dopo il contrasto. Khedira. Alexandro. Si avvicina all'area.
Palla che termina in out, sarà fallo laterale. Khedira. Perdono palla. L'azione sembrava interessante. Grande recupero, attenzione, attenzione al tiro. Brivido per i tifosi, ma il pallone esce. Banega. Ansaldi. Medel. È arrivata l'ufficialità, Mesut Özil è stato ceduto al Barcellona dall'Arsenal. Cercavano un giocatore con le sue caratteristiche e hanno deciso di puntare su di lui, riuscendo alla fine a metterlo sotto contratto. La Juve a caccia del gol. Pallone tranquillamente fra le braccia del portiere. Dybala! Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro. Splendida parata in tuffo. Juve che ha a disposizione il calcio d'angolo. Chiellini! Tiro largo, fuori bersaglio. EA Sports vi offre una loro partita casalinga, valida ovviamente per il campionato di Serie A. Ci sono metri a disposizione. Palla recuperata dalla Juve. Grande tempestività di questo intervento. Dybala. Perde palla. Grande giocata. C'è Higuain. Grande intervento del portiere. E sarà calcio d'angolo. Khedira! L'intervento del portiere su un bel colpo di testa. Felipe Melo. Stefano, come vedi il match che attende adesso la Juventus? Dovrà vedersela con il Cagliari. Non può sbagliare. Non riesce a bloccare, attenzione. Manca ancora un quarto d'ora alla fine. Palla nuovamente in possesso. Guadagna metri verso l'area. Potrebbe crossare. Cross in mezzo. Perisic. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Colpito il pallone dal difensore. Quadrado. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Palla in mezzo dopo un buon intervento. Perisic. Chiellini. Suma dunque l'azione d'attacco. Un gol è ciò che serve all'Inter per evitare la sconfitta davanti ai propri tifosi. Il pubblico di San Siro capisce il momento difficile e prova a spingere i giocatori nerazzurri verso l'impresa. Palla larga. Controllano molto bene il possesso del pallone. Buono il recupero, possono ricominciare. Ci sono ancora 2 minuti da giocare. Higuain. Dybala. Sventa qui la minaccia. Sono 3 i minuti addizionali concessi dall'arbitro. Ottima la chiusura, ferma l'azione. João Mario. Ultima speranza per arrivare al pareggio. Rimessa laterale in zona d'attacco. Cambio nella formazione dell'Inter. E il pallone se ne va via.
Arriva il fischio dell'arbitro e dunque vittoria bianconera. Si chiude.